Diciamo l'unica cosa hanno fatto un po' di diverse è che non si aspettava di vederli morire nel bosco. Invece sono arrivati lì e poi è successo tutto. Questo qual era? Quello bisbetico, no? Arrogante. Quello arrogante. Poi mi hanno ambientato, dice. No, in realtà. Dovremmo cercare. Pace e amore. Vediamo, ragazzi! Però dice una storia teen horror, eh? Dice chiaramente. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. Ah giusto, ma tenevano i cellulari, quindi sicuramente è tempo di adesso. Vedi? Allora, cinico gli passerà, ragionevole non si sa mai. Ragionevole, eh? Beh, non si sa mai. L'universo ha il suo modo di sistemare queste cose. No, penso non, questi sono, non li conoscono proprio. Cosmiche, anche perché da quando ho capito forse la trama è che è finito già il campo e loro se ne stanno se devono andare rimangono un giorno in più. Sì, perché adesso è agosto. Oh, appostissimo. Sì, che tipo è come se ci sta sti cani, forse lupi, vengono in questo campo quando non c'è nessuno, capito? Quindi... No, non penso sia lo stesso anno, solo che lei era giugno e qua è agosto. Ciao Emma. E questo appunto quello di perciò c'è di andare il giorno dopo, okay, perché il giorno prima ci sta ancora quel cane dentro. Sai che esiste la consapevolezza del no, mazzo? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Finalmente possiamo camminare. Non corre? No, da quel che ho visto no. Chissà cosa uccide i cervi. Ah, vedi. Abisso di caccia. Un avviso che informa di una diminuzione della popolazione dei cervi. Ah, però vedi, ce ne sono proprio un sacco di collezionabili. C'è cioè, di cose da trovare. E dice questo, questo dice una cosa diversa. Nicandropio, grazie mille per il follow e ciò benvenuto. Che non ti uccide, ti fortifica. Ti leggo questa frase sconvolti. Vediamo un po'. Non c'è più però il bimbo cane. No, per il momento no. Il secchio non ha. O non ha il fondo. C'è dentro la terra. Però sembra più che non ha il fondo. Oppure dentro altro. Chi c'è? Non penso che ci hanno messo così esposto. Questo chi è? Che stai. Cosa vedi, questo è quello di Man on Medan. Sicuro. La faccia sembra lui. Dobbiamo andare dal carico. Vai sopra. La faccio. No, perché sale così piano? Ah, che cazzo. L'hanno chiuso. Ehi. Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo. È rotta. Dylan, aspetta. Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai. Non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Ok, ma se ne stanno andando o sono arrivati? No, se ne stanno andando. Ah, ottimo, grazie mille. Va benissimo, Crystal, grazie mille. Alla prossima, ciao. Ciao. Quindi no, questo non ci ha già fatto entrare, cioè. Qui non c'è... Vabbè, qua non c'è mai niente ai lati. Andiamo a prendere le valigie e basta. Tutto è capito. Pesantissimo però quando si muove. Non so perché non corrono. Forse per farlo un po' più realistico. No, il problema sono le scale. Sempre la solita...
modo di scendere molto molto lento. Hai fatica. Chi? Beh, secondo te? Oh, cerca di entrare. Usa quel cervello. Ma come? No, non dobbiamo prendere le valigie, scusa. Dobbiamo entrare, allora. A parte che la prima cosa intelligente è andare con la macchina proprio sotto sotto la scala, vabbè. Sono di nuovo le scale. Fatica. Questo è proprio pianissimo. Dai, cosa c'è? La targa del campo, ok. Ma si intrufola così. Dipende dai generi quella del prologo. Salto. Se premo qui me ne vado di nuovo fuori. Penso di sì. No. No. Dai, tra l'altro c'era un oggetto so. Doppio salto. Facciamo per il triplo. Non so se la passa a fare questo tutta la sera. Ok, dai. Non ci cascheremo più. Horror. Io odio l'horror. La testo. Ma non mostra niente di che. Alba di morte finché c'è vita, armi spianate, ok. Titoli di cosi. Questo? Ma qual è il nostro obiettivo? Dobbiamo prendere i bagagli forse. In realtà però camminavano meglio in Ausovascis. Non so se perché lì li facevano più audaci perché erano soldati, però col fatto pure che la telecamera era un po' più libera. Qui hanno messo più la cosa molto cinematografica. Mm. Beh, pure quell'altro là, quello del prologo, non ce la faceva proprio. Infatti per lo stile che ha, questo doveva saltare dentro la finestra così con niente. Invece ha fatto proprio una scavalcamento a fatica. Questo c'è un sacco di... la temperanza, eh. Ah, sempre quelle... tipo quei totem, però sono tipo carte. Ah, forse è quello che non hai trovato nel prologo, perciò quella vecchia ha fatto la cazziata. Stare chiusi qui non deve essere bello. Pensate, pensate al cappello di Rufy di One Piece. Invece no. Vediamo, passiamo di qua. Beh, qui non c'è nulla. Questa porta cos'è, l'ingresso? Mm. Vediamo prima, diamo un altro. Esploriamo occhio. Tutto. Ah no, il piano di sopra non si può andare. Perché? E vedi, ci sono queste cose davanti. Mica le supere. Ah giusto, sono ostacoli insormontabili. Che è sta cafonata? Scusa. Ha fatto apposta quello per lasciarli sotto, eh. Quindi ho preso le valigie e se ne va. Se non avevo sbloccato la porta, quello si okay. Doveva fermare forse. Ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Scusa, che aiutore erano solo due boss. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ma come le hanno buttate poi la miscela dentro? Non ho capito la domanda in realtà. Fatto lì, ha detto cosa c'è tra te e una cosa del genere. Ah, fatti tu. Ok, yeah. Mi hanno appena detto che è pronta una padellata di cazzi tuoi, Caitlin. Scusa se volevo aiutarti. E farmi sentire uno. Non ha apprezzato. Non ha apprezzato pure. Allora ti ha scaricato. Cosa? No. Aspetta, senti qua.
Prima ha pulito il bagno, poi ha buttato la spazzatura e poi se n'è lavata le mani. Bye bye, Jake. Ora il bagno sgombro, le mani pulite ed è disponibile. Ok, hai finito? Posso andare avanti i giorni? Continua pure. Oh, perché non ci provi allora? Devo risparmiare fiato per il viaggio. Oh, sono certo che troverai un modo per rompere quel bellissimo silenzio. Oh, già? Sarà divertente e per niente imbarazzante. Grazie, amico. Almeno quest'estate io mi sono dato da fare. Che stai cercando di dire? Ryan. Che c'entra? È un ragazzo qui al campo. E ha quel fascino sexy e irresistibile da sociale. Ma sono tutti insopportabili qui. Per il momento non c'è stato uno buono. Quindi ti ha davvero scaricato così? Beh, tecnicamente no, ma sai com'è? Lei ha capito che aveva i suoi progetti. E io avevo i miei e che doveva finire oggi, capisci? Oggi è nel passato, no? E non avete considerato un rapporto a distanza? Oh, cavolo, quella bambola ti ha davvero rigirato come un calzino. Strafottente, eh? No, ma intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio. Vabbè, marito, sì. Figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti. Buonanotte, Davide. Congiunto. Ritorno di fiamme inatteso. Nido vuoto, pensione, nipote. Casa di riposo e, infine, morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che vengono rinvenute a Roma. Una cosa così, no? Oh, scusa, eravamo io e Ryan. Vediamo. Ah, ecco qua. La tua dice solo Pompino. Oh no, è la lista che vale per tutti gli uomini. Oh, direi accurata. Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci cazzo. Perché cosa? Valuta tu. Infatti non se ne frega niente. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso. Per ora, ma sembra molliccio. Ehi, smettila. Ok, quindi, solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa okay dovrei fare di preciso? Beh, forse questo vuole continuare a corteggiare quello. O, non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake, tu lo sai che anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì, certo. Beh, lo fa veramente. Mi sembra così proprio parte la trama, diciamo. La vediamo un po', io direi di rompere il tubo del carburante, va? Spazzola comunque può servire. Ne è una ma. Cazzo. Ah, domani rimetto tutto quanto a posto, ok? Giurin giurello. Vi rimetti a posto? Come fa? Questo è convinto. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ah, ma è che una macchina deve portare no, tutti quanti. No, dai, un mini pulmino. No! Pensavo che non c'erano i cerchi. No, che cazzo no! Scusami tanto, Giacomo. Pesante. Ehi, forse dovevi metterlo in modalità aereo. Capito, no? È rotto. Diciamo è strano che si rompe proprio così, È grave, amico. Chiudi quella fogna. Oh, sì, certo, certo. Merda, mia madre mi farà pezzi. Ma che diciamo? Sì, dille che la saluto. Io sono sempre stato della madre. Oh, ti darò i soldi per ripararlo. Ecco, è morto. Vai, bracido sto telefono. Ma ora ho fatto pure quel volo. Ho capito, vabbè, mica, anzi, voi sono più voi dall'alto, meno si fa. Io sopravvivrò un altro giorno senza telefono. Un giorno, non dura così tanto. Hai capito.
Dove sono tutti gli altri? Ora perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. Penso proprio uno scemo dell'altro. Sì, sono proprio i classici americani che provo da film. Abigail. A 7 del campo, il 22 agosto alle 5:30. Quindi qualche giorno prima. Festaiola. Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oh, troppo lenta. Ma dai. Oddio. Ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Lascia le valigie o fai irruzione? No, ok, lasciamo le valigie. Ok, d'accordo. Ma se finiamo nei guai, sarà il nostro segreto. Va benissimo, sì, Andrea. Sì, domani ci siamo. Allora, domani. E allora, ciao. Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Tusce. Bene. Risponda. Al tre. Uno. Due. Tre. Perfetto. Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Ti sembra molto chiuso. Perché ho sempre ragione? E mai fiera di te. Ma meno male. Oddio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Ok, allora io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. Oh, è della piccola Izzy. Chi è la piccola Izzy? Beh, qualche bambino del campo. Un bambino morto. Beh, rubiamocelo. Inguidante pure. Conserva o lascia? Ti riporto da Izzy. Secondo me questo partirà a parlare quando tipo deve stare nascosto in silenzio e muore per questa scelta. Penso di sì. Questo posto è stato sul giornale. Unità del giornale locale, la North Kill Gazette, non sembra recente. Parla di un incendio, sarà stato qui ad Hacks Quarry. Sì. Arriva una specie di circo. Lascia qua. Dove ci hai infilato quel peluche in quello zaino così piccolo? Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Vattene. C'è niente davanti. Vabbè, ce ne possiamo andare. Esci, esci. Dove sta la macchina? Poi c'è, diciamo, sì, ad esempio, molto grande da esperare. Pure prima, in quella, quando sono entrati dentro, c'era... No, le scale. Ti ho detto, le scale sono pesantissime da fare. Cosa c'è qui? Ma dove è andata quella? Quella si è andata via, ha preso le borse. Sarà strano.
strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan. Queste sono azioni inutili. Ehi, smettila subito! Che ne importa? Boh, questa ogni cosa fa un dramma, come se chissà se succedesse. Quando quello, se vuole mordere qualcosa, mo torna subito. Beh, qui non c'è niente. C'è solo sta piccola casetta. E andai più verso le altre case. Perché le scale? Sicuro non c'è un tasto per... Non dico correre, però almeno una camminata un po' più veloce. No. Qua torno indietro, perché vado a fare con le scale? Non penso che puoi controllare tutte le casette una per una, cioè... Si potrebbe anche fare, in teoria. E infatti è strano perché di quello teneva la testa grossa. Un attimo un po' lottolato. L'ha soffocato e l'ha buttato là dentro. Invece poi quel foglio di giornale che poteva essere più interessante come souvenir l'ha buttato a terra. Ma allora raccogliarlo e buttare nel cestino. Penso ci sia qualcosa qui. No, ma non c'è niente, se non vedi la lucina senza che sali. Perché non può interagire con niente. È solo 200 scale e basta. Forse è qua, vicino a questi tavoli. Ma non so quella che fine ha fatto. È andata. Qua puoi leggere il cartello, no? No. Sì, c'è la luce. C'è. C'è. Cartello delle indicazioni. Un cartello ricordo che però è anche un inquietante promemoria della lontananza di Exquire da ogni cosa. Tutto lontanissimo, capito? Proprio chilometri e chilometri. Dietro che fine ha fatto quella, no? Si sa, qua non c'è proprio. Si è presa con le valigie. Ah, sta qua, eccola. Sta dentro una specie di trattore. Che cos'è? Non mi riescono a mettere i fuochi. Eccomi. Finalmente sono arrivata. Sì. Titubante un attimo. No, andiamo. Andiamo. Sì, vabbè, quello è solo se vuoi continuare a cercare altro tu in giro, capito? Per questo te lo dice. E adesso vai. Sciogli le briglie. Forse sta macchinina l'hai presa. Sei sempre così teatrale? Odiosa. Sicura di te. È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo so. Però non capito ancora le reazioni per tutti quanti loro. C'è questa... Vabbè, sono tutti colleghi. Oh! Oh! Fatto? Guida, Tex. Cavolo. Infatti pensavo che lo mancavi, sinceramente. Allora, video vediamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua? Un po' come te, Jacob. In realtà è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva. Viviamo almeno a 4 stati di distanza. Lui è d'accordo. Peccato. Vabbè, ma infatti però comunque c'è ragione, c'è che palle. Vale per noi. Ti tieni proprio la voglia. Magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no?
Infatti, che senso ha? Più alla fine le email non hanno mai. Cioè, hanno preso piede, però bene mai sono stati sempre una cosa un po' strana. Dalle lettere all'email, alla fine le email uno le usava poco e poi non hanno fatto in tempo a prendere piede che sono partite le chat. Io non le ho mai usate le email proprio per chiacchiere. Dritta alla baita o la strada panoramica? O la strada. Panoramica, vuoi prendere lei, ma presa questa. E vai, va bene, ma quale trionfo? Due mesi, niente tecnologia. Non mi è dispiaciuto essere offline. A me sì. Sono mancata ai miei follower. Più che altro questi vanno in... questo barco manca una foto. Sarcastica, cosa farebbero senza di te? Solidale, ti credo. Come hanno fatto per due mesi senza di te? Vorrei farti notare che ho una fanbase molto esigente e partecipativa. Perché sono venuta qua allora? Utili ed educativi sullo stile di vita sotto forma di divertentissimi monologhi. Immagino. No, come no? Sei il loro faro? Beh, sì. Scommetto che saranno felicissimi del tuo ritorno. Ecco il mio posto. Il falò? No, l'isola. È molto intimo, no? Ma quello non è fumo. Chi è? Sta bruciando qualcosa. Dovremmo avvisare. È abbastanza contenuto. Sarà solo Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah già, temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, dai. Ci staranno aspettando. Mm-hmm. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick, ti aspetta. Tutti, stessa cosa. Che succede? Cane che sta facendo accendendo le braccia. Da una specie di lupo mannaro, poi. Dai. No, sei sempre tu. Oh, sì, sì. No, io. Dylan. Dylan alle 4:18. 18. Ingresso campo estivo di Hackett Square. Questi sono quei scemi che hanno buttato il telefono anche povero Jacob. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. No, questa maniglia... Però pure quelli stanno a maniche lunghe ad agosto in un... questo devo caso. Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. Oh, no, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Sei sicura? No, perché per me non può è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Qua sembra vuota, infatti. È come l'ha buttata. Un colpetto, Dylan. Oh, Abby, ti serve? Sì. Posso... Guarda, detto ci volevano pensare a te. Ah, infatti. Penso fare una brutta morte. Perché? Perché la faccia nella scema. Ehi, avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast? Questo è figo. Di che parla? Auto, fatti gli affari tuoi, amichevole, parla di me. Non me ne importa. Penso si chiami Come farsi gli affari propri. Dovresti ascoltarlo. Fantasmi. Fantasmi? Sì, beh, parlano di criptozoologia, ma l'episodio che ascoltavo era su questo posto.
Ah, sì, quello di cui parlavi a tutti i ragazzini lì al campo. La strega di Hackett's Quarry. Sì. La vecchia. Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Dai, dai, non dici. Penso proprio che voglio sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che curiosa. Che ci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. Diventa una strega. C'è la strega di su. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trovi in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Hackett's Quarry. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia. Questo si tende il coso su questo luogo il giorno che se ne andrà. La difensiva meglio delle tue, solidale, non avete visto i bambini. Non me ne importa proprio. Ne hai una migliore? Oh no, io non ero sarcastico. Non l'ho detta bene. No, davvero, è solo uscita male la mia frase. Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, Hackettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H. Forza, allora. È tempo di sloggiare. Scusa, Mr. H. Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Sta zitta. Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi... Me l'hai chiesto tu. Storie di fantasmi? La strega di Hackett's Quarry. Oh! E le chiavi del furgone, Mr. H. Ah, sì, giusto. Davvero... Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Vuole uccidere, perché ha detto che sta raccontando sotto della storia. Sarebbe possibile ricaricare il telefono. Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. Comprensivo, no problem, fastidio. No! E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia, ci sto dentro, bro! Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti. Che 5 bro. Minuti? Che si carica in 5 minuti il telefono? Sì, lo so, stavo solo... Peccato. Ryan si sta spazientendo. Okay. Quanti sono? Quindi sono 3, 6, 7. Ah, perché sono 8 con quella Laura. Vai, Ryan. Cercare la strega. Okay, 22 agosto, baita di Hackett's Quarry, 18 e 10. Non mi vorrei licenziare. No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore. Devo rispondere. Oh, sì. Sì. Oh, muoviti. Scusa. Oh, vuoi sedere, Anna? Pronto. Origa, vedi? Ancora lo so, podcast. Perché sono ragazzi. Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Devono arrivare i bambini. Okay. Il L'ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se è ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi. No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. Caro, ci è rimasto male. Adios. Chiamato maledetto. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... disse deluso da te. Sentito, intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare.
Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Ma dove le metto questo seghiale, dai? Va tutto bene o per me è importante? Ma più strano. Scusa, ma è importante per me. Sai cos'è importante per me? Riuscire a mandare avanti al meglio il campo estivo. Chris non apprezza il tuo, stiamo litigando robe tanti con questo. Deluso, non apprezza il tuo. Qui non ci servono bambini terrorizzati. Non hai idea delle chiamate dei genitori infuriati. Beh sì, questo è stupido proprio che andava a raccontare questa storia ai bambini. Quando racconti una delle tue storielle sulla... La strega di... Senti, usala quella testa, ok? Fa lavorare bene il cervello. Beh, c'ha ragione, però. Vabbè, quando mai adesso stiamo esagerando. Differente. No, era solo una storiella che mi ha raccontato quel bambino strano. Ehi, qui non ci sono bambini strani. Ad Hackett's Quarry non ci sono perdenti, lo sai bene. Voi tutor dovreste essere quelli responsabili che proteggono i bambini. Anche lui è tutor. Li tengono al sicuro. Loro. Quindi, hai capito? Sì. Ah, certo. Lì ci stanno pure i bambini. È ovvio. Capito. Ah, infatti non so che dove si stanno facendo. Mi è fatto tipo una sorta di lavoro. Davvero, Chris, dimmi che succede. Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Ma già è il tramonto. Manca poco. Perché? Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Vuole stare sempre tutti in una notte. Si può sapere dove le ho messe? Mi saluteresti Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Li rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee, beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager. Sì. Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone. Ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Dove le avevo lasciate? Squagliamocela. Non si ingazza questo onore, non funziona più il furgone. Ah, è vero. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Noi siamo il tutor prediletto. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Ah, perché lui l'ha consegnato e l'ha trovato scarico. Non l'aveva spento. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene. Perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! Qual è il problema? Cacchio, non lo so, penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Perché non l'ha fatto partire il tenere questo? Calma, calma. Io faceva guidare a lui.
Mia amica viene lui. Oh, sta venendo a scoppiare lui. Tutti indietro, forza, forza, forza! Jacob, no, fermo, fermo, fermo! Ci penso io. Pensare. La bottiglietta d'acqua. Vai! Cazzo, calma, ti volevo aiutare! Cambiate, staccavamo la spazza. Okay. Ti inviamo. Passeremo un'altra notte qui. No, no, stai zitto. Fammi pensare. Perché non hanno altre macchine? Quando vale, no, ne ha solo questo. Vabbè, soltanto ogni una macchina normale non ci entra. Ok, calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Che fare? Ryan, vieni un secondo. Devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte, nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Le pereri Ryan è bruttissimo. Vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Promettimi che lo farai. Vabbè. Ma se non dà spiegazioni vere, come fa per aspettarsi che questi accettano? Sul serio? Dobbiamo stare dentro la baita fino a domani. Perché? Dove te ne vai? Ryan, devi fidarti di me. Come faccio io con te? Puoi farlo? No. Chiudi le porte. E vedete. Ci pensa, scusa. Però non ci entrano. Non ci entrano tutti. Eh no, sono 7 di loro. Ne vanno 4, volendo 5 esagerando. Però. Senza bagagli altri si mettono nel cofano. Però. Quindi non ha senso. E questi fanno una partenza così arronzata se non devono loro scappare. Di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando! Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure... oppure possiamo fare qualcos'altro. Diamo retta a Chris, mi ha convinto. No, 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 no. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva. Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok, ok, ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. Dove però? Qua fuori. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Tu che dici? Sì, ci sto. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... e quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Apprensivo, dai. Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Sì. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Oh no, vabbè, tu vattene dentro. Sì, brigato, questi già hanno sta casa, tutta per loro, non ha senso stare fuori. Tranquillo, ok? Il gruppo si sta stufando di Ryan. Vuoi deludere paparino? Stanno scocciando. Dai. Come dici tu? È rotto. Andrà tutto bene, credimi. Ci divertiremo. Ci tengono a morire. Aspetta, lui non si chiude. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby,
ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, boh, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo! Vado già buio. Stanno ancora organizzando. Dove devono comprare? Scusami, io sono nel negozio. Che è questo? Un gigante. Forse la prospettiva. Schifo è. Oh my god. Però non ci dovrebbero mostrare i pazzi così in dettaglio. Tu già sai. Infatti. Ah, lo vedi, la stagione della caccia. Ciò vuole, ho insistito così tanto per farli andare via. Cioè, potevano iniziare il giorno dopo. Poi non vengo a perdere nemmeno un attimo. Passa la vecchia con la cosa da circo. Speravo nel tuo ritorno qui da me. Vediamo cosa hai trovato. Solo questo. Temperanza. Avere equilibrio. Consumare con moderazione. O viziarsi nell'eccesso. Temperanza. Prendere o lasciare. Ma ricorda, certe volte con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Posso mostrarti dell'altro se lo vuoi. No. Sono i suggerimenti, di so. Passiamo oltre. Bene. Bene. Non fare spoiler. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte. Te le sei perse, fatti tuoi, no? Vecchi.